Buonasera a tutti, ben ritrovati per chi ci sta seguendo in questa nona edizione del Festival Glocal e benvenuti a tutti quelli che invece è la prima occasione che hanno di stare con noi. Un elemento importante, questa come vi dicevo è la nona edizione del Festival che facciamo, normalmente viene realizzato a Varese. Il Festival nasce per l'esigenza di coniugare l'attività iperlocale locale con un'attività più globale. Se volete, il digitale rappresenta proprio questo, cioè noi lo raccontavamo in una brochure 23 anni fa quando siamo nati, che è quella insomma di portare Varese a New York, a Singapore, a Hong Kong e a Brinzio, che è un comune piccolino vicino alla realtà di Varese, insomma. Oggi fa sorridere tutto questo perché abbiamo fatto dei passi avanti dove non ha più alcun senso Adesso sta fare presentando, poi quando riferimento a parte tolgo questo. la cosa e ce lo E, sentiamo assieme. Michele, ti conviene togliere l'audio, se no la cosa. Abbiamo fatto tanti passi e dentro questi passi, capitati ovviamente, nostro malgrado, dentro un momento così delicato come quello della pandemia, abbiamo deciso comunque di farlo lo stesso il festival. Il festival è organizzato in collaborazione con molti enti, con molte realtà, tra queste coorganizzato con l'Ordine del Regionale della Lombardia dei giornalisti, con un grande rapporto anche con l'Ordine Nazionale. Il presidente Carlo Verna ci ha seguiti e ha partecipato a due panel proprio con Michele Mezza e da tante altre realtà locali come la Camera di Commercio, la Regione Lombardia e da altri. Il festival è un'occasione di incontro di piccolissime realtà, quindi vuol dire piccoli editoriali, piccoli giornali molto iperlocali, ma che contemporaneamente dialogano con mondi importanti, come può essere oggi il giornalista della RAI, come può essere RCS, come può essere il gruppo GEDI, il Sole 24 Ore, sono tutte realtà che partecipano al nostro festival in maniera diretta. È la prima occasione dove abbiamo degli iperlocali di cui nessuno si occupa e che però li mettiamo, come dire, dentro un unico contenitore. E dentro questo contenitore ci sta anche un partner importante come può essere Google, insomma, no? Tutto un tema sulle piattaforme. Allora, abbiamo avuto lungo questo cammino alcuni amici, amici molto stretti, e mi piace ricordare Aldo Bonomi perché è sempre stato con noi nelle prime sette edizioni, ma mi piace ricordare tanti amici legati al mondo di ONA, di questa associazione internazionale dei giornalisti digitali, Mario Tedeschini Lalli e tanti tanti altri, verrebbe lunghissima raccontarla. Ma tra tutti loro Michele Mezza è stato ed è rimane uno dei nostri punti di riferimento per gli stimoli che ci offre e soprattutto per una platea di speaker che ha portato a Varese decisamente di grandissimo livello. Penso a Derek De Kerckhove, ma è lunga la sequenza di soggetti, ma di sicuro un personaggio che ricordiamo con un affetto enorme è Giulio Giorello, il filosofo scomparso oltretutto colpito proprio dal Covid in una dimensione veramente particolare. Quando Michele mi ha proposto questa cosa, io l'ho presa subito al balzo. Noi, con il rischio che avremmo fatto un festival digitale, eravamo convinti di non fare le serate. Poi all'inizio, quando me l'aveva proposta, avevamo ancora un po' di barlume di speranza, mi ha detto no, sicuramente la facciamo quella di Giorello. Poi siamo passati digitali, ci si è preso un po' il panico perché erano tante le persone che andavano coinvolte e Michele si è preso la responsabilità, ma anche il grandissimo merito di realizzarlo questo incontro. Cioè, nel senso che non solo è qui con noi dal vivo adesso, in diretta e alla fine di questo passaggio che faremo ora, dialogheremo io e lui sul giornalismo, ma ricordando proprio Giorello, ma è andata a ricostruire un racconto che vedrete, è un racconto tra l'altro realizzato proprio come fossimo ora in diretta, con materiali di archivio, con filmati, con la presenza di Giulio Giorello, una presenza anche molto particolare. Io adesso non svelo niente perché merita questi poco più di 50 minuti, insomma, merita
guardarli insieme, e questo lavoro chiaramente ci darà poi là a poter ragionare insieme anche proprio sul giornalismo. Michele, io non so se tu vuoi dire due parole prima oppure se andiamo direttamente al filmato e poi lo commentiamo dopo. Ecco. Andiamo avanti e corriamo. Perfetto, allora vediamo insieme questo lavoro. Mi raccomando, rimanete qui su Zoom collegati, ci rivediamo tra poco più di 50 minuti e nel frattempo possiamo vederci insieme il lavoro e questo forte ricordo di Giulio Giorello. Times they are changing. I tempi stanno cambiando, ma come stanno cambiando? Allora sembrava inesorabile. Se cambiano, cambiano in meglio. Ma oggi il cambiamento è ancora sinonimo inesorabile di miglioramento e di straordinaria innovazione univoca? Giorello, proprio un flash. È cambiato qualcosa da quando stava cambiando? Non so se funziona questo. Funziona. Sentite? Ecco, no, perché non vedevo. Ma in un qualche modo la risposta è già implicita nel tuo tono dubitativo. Innovazione? Sì. Cambiamento? Sì. Ma nessuno ha garanzia inesorabile che l'innovazione sia di per sé buona. Anche perché magari quello che è buono per me non è buono per te. Una serata, quella di cui avete visto queste immagini di repertorio che ci portano a 4 anni fa, siamo nel 2016, qui a Varese, a Global News. E da allora questo ricordo ci riporta a un terribile oggi. Per il tema intanto, l'algoritmo, che allora ancora aveva un sapore esoterico, quasi magico, mentre oggi appare fin troppo usuale per la minaccia del virus che ci costringe tutti a calcolare giorno per giorno, momento per momento, i morti, i ricoverati, i positivi. E poi perché oggi manca uno dei protagonisti di quel straordinario evento, che proprio lui rese possibile, Giulio Giorello, che insieme, l'abbiamo visto, ad Eric De Kerckhove, ci raccontò il senso, la storia, l'impatto del calcolo nelle nostre vite 4 anni fa a Varese. Oggi Giulio non c'è più, se n'è andato nel giugno scorso per l'aggressione del Covid-19, che non gli ha dato assolutamente speranza, nemmeno quando sembrava che ne potesse uscire. La storia di Giorello malato in qualche modo la ricorderemo, la ricostruiremo. È un concentrato di cosa non ha funzionato in quelle terribili giornate in Lombardia e che continua probabilmente a non funzionare oggi. È una testimonianza civile, non solo di denuncia, ma di contributo, di proposta per sopravvivere. Qualche giorno fa a Milano, e vediamo le immagini, il sindaco della città Sala, l'intera città, ha voluto tributare a Giorello, come ad altri cittadini prestigiosi, autorevoli, scomparsi in questi mesi, un tributo di memoria, ma anche un impegno civile a ciò che quello che è accaduto non possa ripetersi. Ed è questa però una sicurezza che non possiamo in questo momento condividere. Milano ha voluto tributare un omaggio, abbiamo detto, alla memoria di questo suo cittadino, e noi in qualche modo ci associamo a questo sforzo ricostruendone alcuni tratti della sua vita, dei suoi contributi che abbiamo potuto condividere in virtù della sua amicizia, della sua affabilità, della sua capacità di adattarsi ad ambienti, a temi, ad argomenti, ad obiettivi. Questo ricordo Glocal lo ha voluto tributare proprio perché con Giulio Giorello ha lavorato molte volte, lo ha incontrato e ne ha potuto usare il sapere, la sensibilità, l'attenzione alle
alle novità. E ricostruiremo questi passaggi con un testimone d'eccezione che è Roberta Pelachin, la moglie di Giulio e sua compagna di vita e di lavoro per gli ultimi anni della vita. Roberta, la vedete, ci ha regalato una sua emozionante testimonianza dell'ultima lezione di Giorello, scrivendo sul libro Il contagio dell'algoritmo la cronistoria di quei terribili giorni di giugno, in cui in qualche modo ha ricostruito questo conflitto interiore che parla a noi ancora oggi. Roberta, partiamo proprio da qui, la malattia come insulsa coercizione, come potere a cui ribellarsi, così come l'ha vissuta Giulio. Grazie Michele di questa opportunità che ritengo molto importante per non tanto fare semplicemente un'apologia di Giulio, ma un ricordo vivo, è vero, perché questo lo vedremo nel corso di questo racconto, che tutto ruota intorno alla libertà. Una libertà non metafisica, di speculazioni, eccetera, ma una libertà che vive nel concreto, ma questo lo vedremo, soprattutto quando parleremo dell'Irlanda. Ma questa coercizione che lui viveva, io la riporto attraverso un testo che Giulio scrisse il primo dei sei giorni in cui iniziò a stare male. Lui fu ricoverato il 27 di marzo e sei giorni prima era ancora debole ma con la mente lucida. Poi anche quella, per la mancanza di ossigeno, iniziava ad offuscarsi e scrisse, dettò per telefono questa cosa: potersi muovere senza restrizioni almeno nella propria città. Era una libertà che davamo per scontata e che lo stato di necessità imposto dal coronavirus sembra che abbia drammaticamente cancellato. Un certo senso comune ci suggerisce che si devono accettare tanti piccoli compromessi destinati prima o poi a scomparire con il ritorno della normalità. Ma questo tipo di discorso è capzioso e che venga da qualche politico neomarxista o da qualche bravo ricercatore in campo medico, qui si riferisce a Burioni e si riferisce a, come si chiama, Francesco Boccia, che derivi appunto da un bravo ricercatore in campo medico, non cambia la sostanza delle cose. Ogni pur piccolo compromesso non è una rinuncia da poco. Non vogliamo né uno Stato a cui dover inchinarci, né una scienza medica che con un colpo di spugna cancelli tutto quel dibattito di idee, metodi, soluzioni da cui nascono il prestigio e il fascino della stessa buona ricerca medica, la quale senza libertà pare destinata a ridursi a una tecnologia di controllo che inevitabilmente spegnerebbe le buone ragioni con cui i cittadini si affidano ai medici. E concluderei questo inizio con solo due frasi in ricordo del coronavirus di Giulio, perché come ricordava Michele, come lo ricordavi, lui è uscito con due tamponi negativi dopo due mesi di ospedali in cui ha avuto il casco, non è stato intubato, dopo sei giorni in cui io avevo chiamato per tre volte l'emergenza coronavirus, ma eravamo in piena emergenza, non usciva nessuno. Allora è uscito stando bene, con due tamponi negativi, ha iniziato a indebolirsi sempre di più e il cuore non ce l'ha fatta. Quindi un tassista col quale ho avuto una chiacchierata molto vivace ha detto: ma è morto di infarto. Allora ricordiamoci una cosa, questo in generale: questo Covid non è un'influenza o poco più di un'influenza, attacca gli organi deboli. Giulio forse sarebbe qui e sarebbe vissuto ancora per 10 anni se fosse stato ricoverato prima, uno, e secondo, se si fosse compreso che tipo di gravità poteva esserci in un organismo non più giovane e con certe debilitazioni. Ricordiamocelo questo, perché certi sacrifici di lui e di molti altri non vadano dimenticati. Roberta, sai, io sto insistendo in maniera a volte maniacale su quella che chiamo la dittatura del calcolo, un concetto che ho
in qualche modo messo a fuoco anche grazie al supporto, alla sicurezza che mi dava la collaborazione con Giulio Giorello. E proprio su questo lui volle intervenire sia nel mio precedente libro Algoritmi di libertà che anche in quello che all'inizio stavo pensando quando lui ancora era attivo e non paralizzato dalla malattia. E su questo c'è un concetto fondamentale, tu lo hai richiamato nella sua ricostruzione della riflessione sulla malattia, quando proprio Giorello in uno dei suoi ultimissimi scritti cita Carlo Sini e parla di schiavitù delle coscienze. Di che si tratta? Sì, devo dire che questo commento di Carlo Sini è nella prefazione al saggio sulla libertà di John Stuart Mill, un autore molto amato da Giulio. E cito qualche passaggio. Mill conduce il liberalismo alle sue conseguenze estreme e radicali, sostenendo la più ampia e completa libertà personale degli individui di fronte allo Stato. Ma l'altro aspetto originale della sua posizione è l'aver compreso per primo che una nuova e forse più grave forma di schiavitù minaccia l'individuo, la schiavitù nei confronti della pubblica opinione. Mi si potrà obiettare se i tuoi concittadini e le tue concittadine scelgono la servitù, anche in forma blanda, per qualche vantaggio, sarà un errore, ma rientra comunque nell'ambito delle loro preferenze personali. Chi sei tu per interferire con la tua preferenza esterna nella loro scelta? Buona osservazione. Tuttavia, l'opzione non di un singolo o di pochi, ma di una maggioranza per una forma di dittatura o di dispotismo riguarda anche chi tale opzione non condivide. E questo concetto della dittatura della maggioranza è stato ripreso anche in un altro libro di Giulio che titola non a caso ogni vincolo in quanto vincolo è male. E questa frase è di John Stuart Mill ed è importante per capire come la dittatura della maggioranza non è perché uno sta dalla parte di una visione aristocratica, una cosa di... No, sta proprio perché alle volte questo gioco dei numeri ci fa credere che questa scelta sia giusta di per sé, sia verità, e invece no, bisogna stare molto attenti. E io mi sono posta a questo problema pensando al digitale. È chiaro che le videoconferenze, le chat, le chiacchierate con gli amici, specialmente quando uno è chiuso in casa, sono piacevoli. Ma è proprio questa piacevolezza la pericolosità del digitale. Non che non sia utile o che io non lo utilizzi o lo demonizzi, assolutamente no. Però questa assuefazione, userei questo termine, e credo che Giulio sarebbe totalmente d'accordo con me, è molto importante perché diventiamo schiavi volontari, altro termine che poi vedremo. Ma in questa sede non vogliamo tanto ricordare il Giorello filosofo, ci sono altri che con ben altro titolo e prestigio possono spiegare che cosa è stata la mole, l'impronta del suo pensiero. Vogliamo cercare di dare un contributo per come l'abbiamo condiviso, Giorello, protagonista di vita, uno straordinario compagno, ma soprattutto un incontenibile ed esuberante militante proprio della vita e del modo di intensamente condividerla con gli altri. Parliamo proprio delle sue passioni e partiamo da quella che colpiva immediatamente, perché da qualsiasi punto si partisse, lì si andava a finire con Giulio. L'Irlanda, Roberta. Direi che l'Irlanda era la sua patria. Lui veramente me lo diceva più volte, come usava fare fra lo scherzo e il vero. Era veramente la sua patria. E io nel corso del tempo sono riuscita a capire la ragione. Noi eravamo stati a Dublino quando c'era stata la commemorazione
della primavera, nel 1916, e tutta la popolazione in costume partecipava. Una cosa che mi ha colpito, perché noi, io ricordo, per dire, gli eventi della partigiani, delle manifestazioni, ma non era la stessa cosa di quella popolazione che sembrava quasi rivivere quell'evento. Ma perché l'Irlanda? Che cosa aveva di così particolare? Allora, intanto è un'isola che non è stata mai colonizzata, per esempio, dall'Impero Romano, è sempre stata molto autonoma, e l'unica colonizzazione che ha subito è quella degli inglesi. E questo è una cosa importante. Poi altri aspetti. L'Irlanda ha molti miti, tradizioni, ed è quindi una nazione unica, era suddivisa in comunità. La lingua gaelica, ricchissima di arte, di letteratura, di cultura. Queste comunità erano di tipo tribale, gestite da un capo però che veniva eletto dal popolo, e il popolo poteva, se non si comportava a dovere, cambiarlo. Questa era democrazia. Secondo me tutti questi aspetti che venivano fuori dai discorsi di Giulio, così per via traverso, ogni tanto appunto un discorso, una battuta, sono molto importanti. E vorrei leggere solo qualche passaggio di questo libro che ha scritto nel 97, che è di Michael Collins, è capo dell'IRA e anche colui che ha portato a un trattato di pace e che poi è stato ucciso. E Giulio nella prefazione titola, anche qua, pensate, sono 15 anni fa circa: sarebbe bello essere libero da ogni responsabilità, eppure se si hanno delle responsabilità sarebbe da codardi non assumersene il peso. Tutta questa storia mi riempie di tristezza e, a dispetto di quella che è una grande speranza umana, non posso fare a meno di pensare che come popolo siamo destinati a continuare a sognare, a sperare invano, a lottare senza scopo fino a che non saremo tutti scomparsi. Questo Collins lo scrive nel 1922 ed è molto triste, lo scrive alla donna che ha amato. Il titoletto di questa introduzione è Costringere alla libertà. Anche qui la libertà sempre come tema. Su Collins non voglio dire molto altro, e riprenderemo più avanti un altro personaggio amato da Giulio, che è quello di Bobby Sand. Proprio queste considerazioni di Roberta Pellachin ci aiutano a mettere a fuoco questo amore a tutto tondo che Giorello aveva per l'Irlanda, e gli diamo anche una dimensione sia aneddotica che culturale nella ricostruzione che ne fa il professor Enrico Terrinoni, docente ordinario di letteratura inglese all'Università per Stranieri di Perugia, che proprio con Giorello condivideva la ricerca, lo studio, le discussioni, i viaggi in Irlanda. Il suo amore per l'Irlanda nasceva, credo, da un amore per la libertà. Nei suoi scritti è evidente. E c'è sempre questo connubio fra Irlanda e libertà, anche con esempi forti, quali per esempio Bobby Sands. Lui era un grande sostenitore di Bobby Sands. Ricordo, mi trovavo a Belfast qualche anno fa ed era stata violata la sua tomba, erano stati fatti dei graffiti, insomma, sulla sua tomba dai fascisti del Nord Irlanda. E gli scrissi un messaggio per dirgli questa cosa, e lui, insomma, indignato, mi rispose. Furono parole forti quelle che mi mandò, insomma, anche di solidarietà per questa cosa che era avvenuta. E quindi il suo amore per l'Irlanda era, secondo me, la stessa, era un'equazione, l'Irlanda e la libertà, perché la storia del popolo irlandese, il popolo irlandese tutto, intero, protestanti e cattolici, nazionalisti e unionisti, è una storia che è di una rivoluzione non ancora conclusa. E Giulio amava queste cose, credo che lui amasse anche in Joyce il fatto che le sue opere sono opere aperte, opere che non si possono chiudere,
consapevole del fatto che comprendere significa anche a volte racchiudere, no? Comprendere, la comprensione. Invece Giulio, da bravo, da buon bruniano, da buon seguace del Nolano, era consapevole del fatto che siamo, la nostra mente è infinita e quindi si apre come l'universo e dobbiamo inseguirla questa libertà senza confini. L'Irlanda era per lui una parte irriducibile della sua indole, diciamo, era il pretesto in cui lui si concedeva una drasticità, una radicalità che in altri campi invece cercava di mitigare, di smussare, di addolcire nella relazione, nelle discussioni che sosteneva. Ed è un punto che lui coltivava con grande lucidità, ma appunto con infinita passione, e di cui c'era un emblema, un testimonial, Roberta l'ha già citato, Bobby Sands, un combattente senza quartiere della libertà, dell'indipendenza, della dignità irlandese. Ecco, prima di introdurre attraverso questo libro che è appena uscito, proprio a cura di Enrico Terinoni e di Riccardo Michelucci, che parla degli scritti dal carcere di questo giovane, di questo ragazzo. Prima però volevo dirvi questo. Quando è morto Giulio, l'ambasciata irlandese mi ha spedito le condoglianze del presidente dell'Irlanda, di Michael Higgins, il quale, oltre a essere presidente, è anche un poeta. Ci sono anche i poeti presidenti, sono un po' anomali. Era molto, molto dispiaciuto. Fra l'altro Giulio aveva fatto la prefazione al suo libro, che era stato tradotto di poesie, e quindi una delle frasi che mi avevano colpito di questo presidente era: libertà dalla povertà, dall'insicurezza, libertà dalla paura. E questo è una buona introduzione di Bobby Sands. Bobby Sands appunto è un giovane irlandese che appartiene all'IRA e viene messo in carcere. E viene messo in carcere, in questo carcere durissimo, in cui lui inizia a fare uno sciopero della fame per 66 giorni, lui e anche molti altri, e poi morirà. E in questo tempo, durante la prigionia, compose numerose poesie e pagine di prosa, scrivendo su carta igienica e cartine per sigarette. L'amore per la libertà, l'attaccamento alla propria terra e ai compagni, il sogno di una repubblica socialista, le ragioni della protesta per il riconoscimento dello status di prigionieri politici e la passione per la letteratura, storia, sport e ornitologia, nei suoi testi Sands rivela la tenacia di un ribelle lucido e inflessibile, una straordinaria sensibilità umana e il senso morale altissimo che lo porterà alla scelta finale. Ora, questo libro è stato dagli autori dedicato a Giulio Giorello e dice: a Giulio Giorello, insostituibile ispiratore e amico, che amava l'Irlanda perché amava la libertà e ci ha lasciato improvvisamente nelle ultime fasi di lavorazione di questo libro. L'Irlanda non era solo grande letteratura, grande epopee per la libertà. Giorello ne condivideva proprio il gusto, il senso della vita, il modo di stare nei villaggi, nelle città, nei pub, luoghi di una socialità da decifrare e forse non sempre accessibili per noi mediterranei, ma che Giorello ne analizzava con grande attenzione tutti i passaggi, a cominciare dal ruolo dell'alcol, del bere, la birra, il whisky, strumenti di comunicazione più che di ebbrezza. Tanto, come diceva un mio vecchio amico fisico, il professor Tullio Regge, Tullio diceva che ci sono numerosissime apparenze comparse di fantasmi, spiriti, spiritelli, eccetera, soprattutto in quei paesi dove i pub sono particolarmente frequenti e tengono aperto fino a tarda ora. Ecco, quindi una connessione tra il vedere gli spettri e il darci dentro con lo spirito. Cioè, io mi ricordo un mio amico inglese, una volta che teneva un pub nel Devon, e una volta mi disse: sai,
l'altra sera l'ho visto, il cagnaccio nero infernale con gli occhi rossi, non ero ubriaco, era al tramonto, avevo appena bevuto la mia 8ª pinta di Guinness. E allora... Come Terinoni ci ha ricordato, insieme all'Irlanda un altro grande amore occupava il cuore di Giulio Giorello, ed era Giordano Bruno. Io qui devo confessare un mio conflitto di interessi, essendo nolano di origine. Per me Giordano Bruno è l'inizio e la fine di ogni cosa, è il punto di passaggio obbligato per ogni ragionamento. E Giulio Giorello mi confermava che il mio campanilismo comunque coglieva un aspetto di verità di questo gigante del pensiero occidentale, di questo spartiacque che proprio tra il 500 e il 600 diede forma all'irrequietezza progressiva del ragionamento individuale. Io conobbi proprio Giorello più di 10 anni fa costruendo un evento che era la Biennale di Studi Bruniani, che Giorello animò da par suo con una infaticabile e straordinaria creatività, portandoci suggestioni non sempre prevedibili ma di grande efficacia per la platea degli studiosi che si raccolsero da tutto il mondo. E Giorello manifestava chiaramente il suo identificarsi in Giordano Bruno. I tratti comuni sono davvero tanti tra i due: il senso proprio della libertà come valore irrinunciabile, del pensiero come patrimonio che afferisce direttamente alla natura umana. Ecco, lasciamo la parola proprio a Giorello, che ci dice chi era per lui Giordano Bruno. E perché è lirico questo modo di presentare Bruno? Perché Bruno, quando parlava di universi senza confini, secondo Schlick non era tanto importante che pensasse che l'universo fosse finito o infinito, quanto che non ci sono dei bordi che chiudono l'universo. È un po', dice Schlick, come sulla superficie terrestre. Voi potete girarla tutta, non c'è un bordo che ve la chiude, anche se la superficie terrestre è finita, ma non ha un confine naturale. E questa, dice ancora Schlick, è la grande intuizione di Bruno, aver intuito che l'universo è un po' come la nostra Terra, appunto senza confine. Roberta, riprendiamo il filo dei ricordi. Siamo a Varese in un festival di giornalismo in mezzo a giornalisti, e aiutaci a ricostruire questo aspetto della vita e dell'attività intellettuale di Giorello. L'informazione, il giornalismo, lui ha collaborato attivamente al Corriere della Sera fino alla fine, fino agli ultimissimi giorni. E dici che cosa c'era di particolare in Giorello giornalista? Come lo vedevi tu che con lui collaboravi quando arrivavano le telefonate dalla redazione Cultura del Corriere della Sera? Su questo tema proprio Giorello, ma più in generale Scienza e Informazione, con Marco Giovannelli al termine di questo speciale, cercheremo di approfondire con gli amici, i colleghi che vorranno confrontarsi con noi, proprio alla luce di quanto sta accadendo e di che cosa sta imponendo la pandemia alla responsabilità del giornalista. Roberta, dici che cos'era, com'era Giorello cronista di cultura? Beh, diciamo che, come accade sempre nei giornali, tranne che non fosse nella lettura, lui collaborava col Corriere della Sera, arrivavano le informazioni e la necessità di un articolo un po' all'ultimo momento, in genere 1 o 2 giorni prima, e Giulio me lo diceva ancora il più tardi possibile, in cui mi arrabbiavo perché dicevo: scusa, dammi il tempo che mi devo organizzare. Ma queste sono cose buffe. In realtà la cosa invece bella, che io notavo come lui lavorava. Allora, lui odiava il computer, quindi scriveva a mano, vecchia maniera, mano, biro e foglio, questo era, e la mente. E quindi in questo modo poi strutturava il tutto e
mi dettavo oppure scriveva il pezzo. Quello che io ricordo, parlando specialmente durante la malattia con Carioti, Antonio Carioti, giornalista del Corriere della Sera, grande amico mio di Giulio, a questo punto anche mio perché ci sentivamo spesso, dirà delle cose che poi sentiremo, ma volevo solo ribadire che una delle cose che mi aveva colpito era il fatto che Giulio non diceva mai di no. Cioè questo aspetto del essere presente nella divulgazione era importante. Apro solo una brevissima parentesi su quando lui parlava alla gente. Mi ricordo che spesso, insomma, invecchiare non è bello. Nei libri si dice che si diventa saggio, eccetera, invece è una rottura di scatole, secondo me. Di quella saggezza è un orpello, il corpo è più stanco se non ci sono malattie. E Giulio ogni tanto diceva, mi sento un vecchio inutile. E io mi arrabbiavo perché dicevo, alt. Dico, intanto non sei assolutamente vecchio, sì, però non inutile per me, uno. Secondo, io so quanto tu sei utile per la gente quando parli. Lo so perché, dico, sono seduta in prima fila di fronte a te nella platea e lo so. La gente è coinvolta dalla semplicità di quello che tu dici, anche di cose complesse, e questo c'era anche negli articoli del Corriere, ed è coinvolta per le tue battute ironiche, perché alleggeriscono la situazione, un po' come Gruccio nelle tematiche di Landog. E quindi dico io, questo è importante, dico smettila di dire queste sciocchezze, e con questo concludo. Sul tema del rapporto fra Giovello e il giornalismo, di cui Roberta ci ha dato una chiave davvero particolare, ritorniamo con una testimonianza di chi stava dall'altra parte della telefonata della cornetta, cioè Antonio Cairoti, caporedattore della redazione culturale del Corriere della Sera, cioè quello che commissionava i pezzi, e vediamo di capire come in redazione veniva usato Giulio Giovello, come veniva considerato, qual era l'impatto con un filosofo della scienza. Dire che con lui mi sono trovato immediatamente molto bene, sia perché aveva appunto questa capacità di rendere semplici anche le questioni complesse, sia per il suo carattere straordinario, la sua disponibilità, la sua gentilezza. Era una persona con cui si entrava in familiarità immediatamente, che metteva immediatamente a suo agio ogni interlocutore. Questo poi lo ha reso particolarmente prezioso quando è nata la lettura, cioè il supplemento culturale del Corriere della Sera che esce insieme al giornale alla domenica, perché la lettura ha lo scopo proprio di allargare gli orizzonti, di portare temi nuovi, di mettere insieme sia la cultura popolare che la cultura più raffinata e più sofisticata, e in questo Giulio era veramente bravo. Lui spaziava nei suoi articoli da Walt Disney, dai fumetti, a Einstein, a grandi filosofi come Spinoza e come Hume. In questo era veramente straordinario. E poi era veramente molto utile quando si trattava di organizzare dei dialoghi con studiosi o anche con personaggi della cultura popolare. Lui era in grado di confrontarsi con filosofi, con scienziati, ma anche con il cantante, con l'attore, con l'influencer. A questo proposito voglio raccontarvi un piccolo aneddoto. Quando la casa discografica del cantautore Max Pezzali ci propose di organizzare un dialogo con lui e con un'altra personalità a nostra scelta, e immediatamente pensammo che Giulio Giorello era la persona più adatta per questo dialogo. Quindi glielo chiedemmo, lui inizialmente esitò, ma poi assolutamente accettò. Del resto lui era disponibile anche perché era curioso del mondo, curioso delle cose che piacciono ai giovani, curioso delle novità dal punto di vista culturale in ogni campo. E allora ci organizzammo, io dovevo in qualche modo fare da moderatore nel dibattito tra Giulio Giorello e Max Pezzali, andammo con Giulio insieme in taxi alla sede della casa discografica dove c'era l'appuntamento, e Giulio mi disse, mentre eravamo in automobile, ma questo Pezzali è quello che ha fatto Hanno ucciso l'uomo ragno? E io gli dissi sì, certo, è lui, però ero un po' preoccupato perché, come voi sapete, il disco Hanno ucciso l'uomo ragno risale a molti anni fa, agli anni 90.
E quindi poi però tutto andò molto liscio perché immediatamente trovarono un punto in comune, Max e Giulio, perché Max è di Pavia e Giulio aveva cominciato a Pavia la sua carriera accademica e quindi cominciarono a parlare di Pavia, del Ticino, delle zanzare, di che cosa significa vivere in una città di provincia. Poi a un certo punto Giulio disse: "Senti, ma tu hai fatto, hanno ucciso l'uomo ragno, ma non vorrai mica uccidermi anche Tex Willer, perché poi mi fai arrabbiare." E a quel punto il ghiaccio era completamente rotto, il dialogo fu molto interessante e devo dire, credo sia stato uno dei prodotti migliori sulla lettura che noi abbiamo pubblicato proprio in questo dialogo tra diversi comparti del mondo della cultura, la cultura appunto della musica leggera e dall'altra quella della filosofia della scienza. Ecco. Un altro capitolo, non certo minore, della poliedrica personalità del nostro filosofo erano incredibilmente i fumetti. Chi ha conosciuto Giorello non ha potuto almeno una volta stupirsi della meticolosità, della minuziosità, del rigore con cui Giulio entrava nell'analisi dei testi proprio, dell'esegesi dei disegni dei fumetti. Era per lui una passione che era anche una disciplina intellettuale. Ecco, in particolare lui aveva due personaggi chiave che erano due categorie antropologiche, Tex Willer e Dylan Dog, due archetipi di questo mondo per gli studiosi, i frequentatori, gli appassionati. E vediamo anche come li usava per ridicolizzare chi con snobismo o distacco manifestava in qualche modo distanza, se non proprio disprezzo, per questa vera e propria letteratura, come la considerava lui. Fumetto riusciva forse a unire insieme tutta una serie di sentimenti che trovavano in immagine, in parole accoppiate insieme, un modo molto immediato di colpire l'attenzione dei suoi Quindi lettori e di quelli che ne sfogliavano anche distrattamente le tu pagine. stai suggerendo ai nostri politici di leggere Topolino, ma non dal parrucchiere, ma diciamo guardando tra le righe, insomma, Beh, sarebbe un buon esercizio se lo facessero. un buon Non so esercizio. se ci riescono, perché può essere difficile Topolino per alcuni intelletti troppo abituati ad altre cose. Proprio Dylan Dog è stato uno dei personaggi su cui si è molto soffermato Giulio Giorello, anche da filosofo. Ecco, vediamo come Giulio ricostruiva la chiave filosofica di Dylan Dog. Proviamo a dare subito un esempio di come ragiona Dylan Dog. In una delle copertine che avete visto compare uno dei suoi nemici, Xabaras, personificazione di Satana, ma forse vero padre naturale di Dylan, o comunque possessore della chiave del suo destino. Primo incontro, i due seggono appunto su delle sedie come queste qui, insomma. E stanno chiacchierando. Ad un certo punto Xabaras fa la mossa tipica del filosofo idealista. Dice: "Guarda che tutto quello che ci circonda, compreso queste sedie, sono produzioni della mia mente, è il mio pensiero che le ha create." Questo è l'idealismo più scatenato. La risposta di Dylan è molto bella, dice: "Beh, visto che l'hai pensate, potevi anche pensarle un po' meno dure." Questo lo dico anche per chi ha fatto queste qui. Su questo aspetto di Giorello, ricercatore di fumetti, avido lettore, collezionatore, analista, raccogliamo una testimonianza di uno dei suoi compagni di avventura tra gli albi di Tex Willer e Dylan Dog, che è Pierluigi Gaspa, uno degli organizzatori proprio degli eventi che in qualche modo celebrano questo mondo, è uno dei profondi conoscitori che ha affiancato Giorello in varie iniziative editoriali. Giulio era un grandissimo appassionato di fumetti, che ha da sempre considerato non alla stregua di un mero passatempo, ma come uno strumento di comunicazione estremamente utile, estremamente
capace di suscitare emozioni, ma anche di comunicare appunto concetti, idee. E questo è sempre stato il filo conduttore di tutta la sua opera. Io ho avuto la fortuna di scrivere con lui due libri appunto sul rapporto tra scienza e fumetti, e ho avuto modo di apprezzare quindi tutto il suo modo di lavorare, estremamente bello ed estremamente anche carico di significati, e mi ha fatto anche imparare molto. Parlarne adesso, di tutta sincerità, mi risulta particolarmente difficile, senza lasciarsi prendere un po' dai ricordi e da sensazioni che non sono semplici da dominare in certi casi. Roberto, ecco, a te come è sembrato questo filosofo, soprattutto all'inizio, che si perdeva dietro agli albi di Dylan Dog e Tex Willer? Ma diciamo che poi Giulio io lo conoscevo comunque come professore e avevo ascoltato molte volte i suoi interventi, quindi lo conoscevo prima che poi fossimo diventati amanti, eccetera. E era uno degli aspetti più divertenti, perché questo aspetto un po' giocherellone, ironico, era ciò che appartiene un po' anche a me, chiaramente ci si trova nelle cose, e pur non impedendogli la responsabilità rispetto a un pensiero serioso, impegnativo, da filosofo e da matematico, poi c'erano queste cose. Io ricordo quando il 7 dell'inizio di ogni mese usciva il mensile di Tex, e Giulio veramente lo aspettava come se fosse un ragazzino di 11 anni. Allora io andavo, prima che di solito mi sveglio presto, e scendevo, prendevo il giornale Tex, e sapevo che lui era felice quando si svegliava e accanto al letto c'era il mensile di Tex. Era una cosa buffa e bella, perché non è che perché passano gli altri deve diventare pesante e noioso. E a proposito di Tex, questo è il libro postumo che è uscito di Giulio, La filosofia di Tex e altri saggi. E qui c'è la prefazione di Roberto Festi, il quale a Trento nel 19 aveva organizzato una mostra in ricordo dei 70 anni di Tex, e noi c'eravamo stati, era molto bello, hanno girato anche un piccolo video con Giulio, e alla fine della questa prefazione dice questo Roberto Festi, dice: grazie Giulio Giorello per averci fatto leggere il Tex in un modo diverso, grazie per averci spiegato che Tex non è soltanto un personaggio, ma un'idea. Ma Giorello poi ritornava sempre sulla cresta dell'onda della riflessione filosofica, e comunque sempre cercava di modularne i temi e di misurarsi con le nuove tematiche. All'interno di questa ricerca ha incontrato un altro grande profilo della filosofia scientifica italiana, il genetista Edoardo Boncinelli, uno dei più prestigiosi scienziati del nostro paese, che con lui ha prodotto opere di diversa tipologia, ma tutte con un rigore, una originalità di scrittura particolare. Vediamo come Boncinelli richiama proprio la sua collaborazione con Giorello. Io ho conosciuto Giulio 20 anni fa e nessuno riusciva a capire che cosa ci potesse accomunare, visto gli studi diversi, la carriera diversa, le vicissitudini diverse, avendo però, secondo me, in comune una sincera sete di conoscere e di imparare. Ecco, questa è la cifra, secondo me, del nostro rapporto,
il desiderio di imparare, di fare delle esperienze per mettere nel proprio patrimonio interiore. E poi chi lo sa, non si sa mai tirarlo fuori nei tempi e nei modi più strani. Io mi sono occupato di tante cose, ma credo che lui abbia battuto chiunque per vastità e varietà degli interessi. E questo certamente era per me un dato positivo, perché dimostrava, faceva quasi toccare con mano, che si trattava di un essere umano, anzi di un uomo, per dirlo con il Marcantonio di Shakespeare. Abbiamo avuto molte vicende insieme, più o meno tutte all'insegna dell'ironia e della blanda presa in giro, con l'eccezione di quando abbiamo scritto insieme. È interessante in questo caso guardare cosa vuol dire insieme dei libri. Il ricordo che ho della scrittura di libri insieme a lui è tra i più vivi e piacevoli, perché era come se avessimo un mestolino, io uno, lui l'altro, e mettessimo ciascuno da parte sua sempre nuova materia, nuove parole, nuovi concetti in un ipotetico recipiente. Forse oggi questo recipiente è pieno. Roberto Boncinelli è stato appunto un grande amico, abbiamo capito dalle sue parole e dalla sua emozione. Grandi tratti di vita li hanno uniti a lui. Sì, devo dire che l'amicizia con Dado, come veniva chiamato, è sempre stata molto intensa, quello è diventata anche per me in modo diverso, chiaramente, loro si conoscevano da più tempo, e per me anche la moglie di Dado, Angela, che quando io ero disperata, che era appena morto Giulio, l'ho chiamata e lei dopo 10 minuti era a casa e mi ha aiutato perché io non riuscivo a capire che cosa dovevo fare. Ecco, questo, quindi ringrazio Angela. E Dado era l'amico con cui abbiamo sentito nel video come sente da una parte la mancanza, ma anche la presenza viva di Giulio, ma anche Giulio. Quando io avevo qualche, a me piace, mi interessa di genetica, biologia, fra le altre cose, etologia, e molte volte chiacchieravo con Giulio e se lui aveva qualche dubbio, dato che non era esattamente la sua disciplina, mi diceva, dai, senti, telefona a Dado. Ci facevo, ma guarda che Dado è un po' rigido sulle posizioni. Dai, parliamone un po', tu cosa ne dici? Ma il suo riferimento era sempre Edoardo Boncinelli, una stima, devo dire, illimitata, ma davvero amico, non solo da studioso. Ma alla fine non possiamo che ritornare a quella che è stata il filo conduttore di tutta la vita di Giulio Gioello, cioè la scuola, l'università, l'insegnamento. Prima studente, poi assistente di Ludovico Geymonat, un monumento della filosofia della scienza italiana, che poi ha affiancato e poi ha sostituito nella cattedra di filosofia della scienza all'Università Statale di Milano. E con un suo ex studente, Luca Guzzardi, diventato suo collega, e a sua volta che lo ha affiancato, e proprio su quel filo della ricerca, cerchiamo di cogliere proprio questo aspetto della vita preponderante di Giulio, la scuola, le aule, il rapporto con gli studenti, con i libri,
dell'università. Il mio ricordo forse più vivo di Giulio, però non ha a che vedere con la vita universitaria. È successo qualche anno fa, quando tutte e due partecipavamo a una marcia per la libertà organizzata da un gruppo, da un'associazione di cui Giulio faceva parte e in cui mi aveva coinvolto, Società Libera, che annualmente organizza una marcia di sensibilizzazione per le libertà che vuole appunto sensibilizzare le persone a pensare a dove quelle libertà che noi diamo per scontate non esistono. E una di queste edizioni qualche anno fa era guidata, aperta da una grande combattente per la libertà del popolo uiguro. I uiguri sono una popolazione che abita il Turkestan orientale, l'estrema propaggine per noi occidentale della Cina, e gli uiguri sono schiacciati dal regime di Pechino. E Rebia Kebir, che è un po' la capa riconosciuta di questa popolazione musulmana in terra cinese, appunto fu invitata da Società Libera ad aprire questa marcia. E Giulio fu la persona che più di ogni altra spinse per invitarle Rebia. La marcia ebbe luogo a Roma e alla fine si concluse in Piazza Navona con Giulio e Rebia che dibattevano sulla libertà che erano andati anche in onda grazie a Radio Radicale. E non ricordo ovviamente di che cosa specificamente si trattasse, ricordo però di entrambe la grande passione, la passione di Rebia per le sorti del suo popolo, la passione di Giulio che si appassionava per ogni popolo che prendeva persino le armi per difendere gelosamente la propria libertà e per asserirla. Roberta, siamo in chiusura. Io vorrei concludere insieme a te questa carrellata sulla vita di Giulio, aggiungendo una tua riflessione. Ti spetta, sei l'unica che ne ha titolo per dare una fisionomia a tutto quello che in maniera un po' abborracciata abbiamo cercato di tenere assieme. Chi è stato Giulio Giorello, in sintesi, per te? Vorrei così concludere questo ricordo di Giulio attraverso due passaggi. Uno è uno dei poemetti che io scrissi, eravamo pochi mesi che eravamo insieme e improvvisamente mi venne questo desiderio, poemetti Passioni inquiete o dell'amore. E l'ultimo dei poemetti, La primavera, era quello dedicato a lui, L'uomo dell'uscio. Quindi vorrei da una parte leggere queste qualche due strofe e prima però vorrei leggere due frasi della prefazione ai poemetti stessi di Giulio, che fra l'altro cita Antonio Damasio, un neuroscienziato che io amo molto, e dice: forse la cosa davvero indispensabile che noi come esseri umani possiamo fare è ricordare a noi stessi e agli altri ogni giorno la nostra complessità, fragilità, finitezza e unicità. E qui sta il difficile, non nel muovere lo spirito dal suo piedistallo sul nulla a un qualche sito, preservandone dignità e importanza, ma nel riconoscerne la vulnerabilità, le umili origini, e tuttavia continuare a fare appello alla sua guida. Ed ecco, preso da poemetti, L'uomo dell'uscio, Giulio. Riappare il firmamento di mille e mille stelle che vibrano, silenti e luminose, vele nel blu cobalto, come nubi di vento gonfie e piene, che fugano e sconfinano nel tempo. Sbozzola un chiarore piano di astri che lucciolano qua e là e pulsano di carne senza pudore sogni immensi. Riposa il petto, finalmente, quieto a sospiri d'amore che vibrano, sempre vivi, sempre inappagati, sempre in cerca di stelle. Grazie Giulio di essere entrato nella mia vita.
Grazie Roberta, concludiamo intanto ringraziando anche Global News che ci ha aiutato a rendere con te questo tributo che dovevamo, che sentivamo di dover restituire a chi ci ha dato tanto in questi anni, e soprattutto grazie per aver colto nei tuoi cassetti spunti particolari che ci portano anche oltre proprio l'aneddotica stessa della vita di Giulio. Chiudiamo proprio cogliendo, come sempre Giulio cercava di fare, un insegnamento dalla sua attività, dalla sua testimonianza, con un ultimo filmato in cui proprio Giulio Giorello, in tempi cupi, altri momenti che in qualche modo ci hanno oppresso, e in cui lui trovava quella chiave di lettura, come in questo caso, per cui ci proponeva l'etica, la morale, come la vera moneta comune europea che poteva dare identità, spina dorsale e futuro a questa comunità civile. Grazie Giulio anche per quest'ultimo contributo, e grazie a tutti coloro che ci hanno seguito. La storia talvolta non insegna niente come grandi teorie, può insegnare qualcosa di più con belle vicende da narrare, storie coraggiose, episodi di resistenza alla discriminazione, all'oppressione, alla violenza. E questo secondo me la miglior tradizione europea, ed è questa di cui l'Europa dovrebbe essere fiera, più fiera forse della sua moneta unica. Eccoci allora, eccoci Michele, non so se ci sei, sì, eccoci qua. Allora, intanto grazie per questo lavoro a tratti anche molto emozionante. Io partirei da una cosa che mi ha molto colpito nel vedere e rivedere questo tuo lavoro, perché mi ha fatto venire in mente una... Non saprei se chiamarlo paradosso, contraddizione, aspetto particolare, no? Abbiamo a che fare con uno dei più grandi intellettuali dei nostri tempi, e sei andato a pescare due cose di Giulio, che è Dylan Dog e l'Irlanda. È chiaro che entrambi hanno metafore, no? Rispetto alla vita molto forti, se si pensa a Bobby Sands, e non solo quello ovviamente. Ecco, perché sei andato, questo, prima ancora di tornare sul giornalismo, ma perché sei andato a ripescare questi due aspetti? Cos'è che ci insegnano? Cos'è che ci lasciano? Al di là della suggestione che è molto forte, no? Perché apriamo con quella, apriamo con Dylan e chiudiamo con le musiche celtiche, e quindi, cioè, come dire, davvero c'è una forte suggestione. E pensando a Giorello, che è il filosofo della scienza, l'erede di Geymonat, il curatore di una delle collane più importanti di Cortina rispetto proprio alla filosofia della scienza, pensarlo con Dylan Dog, i fumetti e l'Irlanda, no? Si rimane un po' così. Come mai questa scelta? Ci sei Michele? Il microfono? Ci manca il microfono. Michele, il tuo microfono.
Allora, riprendiamo la diretta, ci scusiamo, ma come potete immaginare la connessione e tutto il resto... Ma poi con le persone anziane bisogna aver pazienza. E qui siamo in due che siamo anziani, quindi diciamo proviamo a riprendere. No, la domanda che ti facevo la risintetizza ancora di più. Un grande filosofo e c'è una rappresentazione da una parte di Landog e dall'altra l'Irlanda, no? Che, tanta tenerezza, perché poi è bella questa cosa. Ma perché l'hai scelta? Ma ripeto, per me chiunque abbia passato qualche minuto con Giulio Giorello non può non ricordare queste due per lui frenetiche ossessioni. Da una parte l'Irlanda, e l'abbiamo vista, e dall'altra i fumetti che lui usava anche per spiazzare in maniera sarcastica, non senza un velo di ferocia, in cui... introduceva queste sue analisi psicologiche, psichiatriche di Tex Willer, di Dylan Dog, inquadrandoli in contesti filosofici acrobaticamente, ed era un gioco che lui ti tendeva e tu ci cadevi sempre, perché lo guardavi con occhi sbigottiti dicendo: ma questo dove vuole andare? La cosa che mi è piaciuta, che poi è affiorata, è che poi Roberta ci spiega che a lui queste cose ma gli piacevano morbosamente, questo risveglio al mattino con l'albo di Tex Willer sotto al cuscino è stata secondo me una delle perle più tenere e al tempo stesso inedite di un filosofo che si sveglia cercando con la mano sotto al cuscino l'albo nuovo fresco di stampa. Giulio era anche questo, era molte altre cose, ma non poteva non essere questo. Senti, tu hai aperto questo ricordo di Giorello partendo dalla sala della Villa Ponti insieme a quella serata magistrale insieme con De Kerckhove. Una serata difficile perché complessa, ma al tempo stesso estremamente affascinante. Come si interseca però questo pensiero scientifico, tutta l'analisi di De Kerckhove, che per i più giovani non dirà nulla, ma per me che mi occupo di internet da 25 anni e che era l'inizio di tutto quello che poi ci avrebbe portato, De Kerckhove era il punto di riferimento, era l'unico guru. Diciamo che poi in Italia ne avremmo scoperti un po' di altri, suo malgrado Luca De Biase, che poi ho avuto il piacere enorme di avere non solo ospiti, ma di avere a fianco con tante discussioni, con storie molto diverse tra di loro, no? Però ricordo davvero forte. Ecco, come si interseca con il nostro lavoro tutto questo però? Ma per me è una storia molto personale, tu ricorderai i primi tempi in cui io mi inerpicavo con l'aria di un giornalista che si occupava di cose che non gli competevano, di cui non aveva titolo, che erano sospette, avevano quest'aria esoterica. Stiamo parlando di 6-7 anni fa, appunto, l'idea dell'automatizzazione, il calcolo. E Giulio io l'ho incrociato innanzitutto su questa iniziativa, l'ho raccontata con Giordano Bruno a Nola, e poi ho cominciato a coltivarlo perché lui diventava per me un'assicurazione sulla vita. Cioè io quando nelle mie oscillazioni o incursioni in questi campi mi trovavo contestato, negato, deriso, sbeffeggiato, e andavo dal fratello maggiore e dicevo: ma scusa, ma è vero che... E mi ricordo lui, l'elemento vero che ha reso nella riflessione in quel percorso è stato il dato che lui ha teoricamente fondato, giustificato e spiegato come la negoziabilità del numero, la relatività del numero, il non implacabile, inesorabile finitezza e determinismo del numero. Questo è stato il vero squarcio. Lui ha cominciato e cominciava a sogliare, a raccontarci per esempio le prime
le lettere di Alan Turing, Claude Shannon, quando tra di loro nel dopoguerra ragionavano proprio su questa cosa, sulla relatività del numero. L'articolo fondamentale di Alan Turing che lui tirò fuori proprio quella sera del 36 sulla teoria delle decisioni, in cui spiega che il numero va contestualizzato. E noi oggi stiamo vivendo in questi giorni, in queste ore, questa tragedia dei dati, di quanto questo R con T sia o non sia attendibile, e a Milano indica cose diverse che a Bologna o a Napoli. Bene, quella sera noi, ovviamente in maniera del tutto, almeno io da neofita, ma entrammo in quel labirinto di cui un pezzo oggi ce lo troviamo lì. E stiamo parlando di anni, tu lo sai, eri testimone, in cui insomma davvero facevi la figura del saltimbanco. Quello per me è un documento che io conservo, ho fatto vedere a mio figlio che mi ha detto vabbè, tu ti occupi di algoritmi adesso, tutti lo sanno, proprio cani e porci ne fa. Dico, amico, io a Varese nel 2016 avevo di fronte De Kerchove e Giorello, e per la prima volta si parlò di convergenza dei saperi, di rendere l'informatica pezzo cosa dell'informazione. Mi colpisce molto, no? Perché noi non possiamo sapere chi abbiamo davanti, no? Le 30 persone che stanno seguendo anche per i crediti informativi, eroi che passano una serata così, non possiamo saperlo, e questo un po' ci pregiudica, perché vedere l'età che hanno no? Ci aiuterebbe un po'. Però una cosa che ci tengo è che perché De Kerchove aveva quella posizione? Perché lui, nel momento in cui noi avevamo una situazione che in Italia aveva internet, stiamo parlando del 1996, dove se andate sul GAR c'è ancora le statistiche e c'erano 256 domini.it, cioè vuol dire che... Praticamente ISDN, due linee. La Ferrari o gli Uffizi non avevano un sito internet, ma ce l'avevano di secondo dominio, in genere sotto un dominio americano. E la cosa particolare è che De Kerchove già aveva capito un sacco di cose. Poi sei arrivato tu con Media Senza Mediatori, che oggi voglio dire, è di una scontatezza, un po' come alcuni libri che abbiamo letto lungo tutto questo periodo, no? Rimane interessantissimo comunità virtuali, adesso andiamo a prendere proprio la preistoria, no? Correggenold, ma lui alcune cose le aveva intuite, altre le ha sbagliate, ma come è normale che sia, no? Durante quei periodi, quando c'era la IRC, che è stata una delle prime chat, se uno avesse detto tra due anni non ci sarà più, ti guardavano, o quando c'era MSN, uno ti avesse detto guardate che questa roba tra un po' scompare, uno ti guardava e diceva sì Giovanni, va bene, va, hai capito tutto tu. Ecco, tu con De Kerchove però avete fatto quel passaggio. Questo passaggio lo testimonio anch'io, perché io non ero tra quelli che ti prendeva in giro, però mi ricordo ancora un'iniziativa anche con il PD a Milano insieme, e insomma io pendevo da una parte dalle labbra, no, di questo giornalista storico che aveva visioni che mi aiutavano, però, perché anche politicamente molto forti, no? Un ceppo che non è proprio esattamente il mio, ma che mi ha sempre affascinato in maniera potente. E contemporaneamente, però, quando tu hai tirato fuori tutta la questione dell'algoritmo, ce l'avevo ben chiara, e tanto è vero che ti sono venuto dietro, però ogni tanto dicevo pure che du palle questo algoritmo, no? Oggi, ascoltando ormai qualsiasi cosa, no? Ma qualsiasi, guarda, non so, cioè tu, se almeno ogni tre telegiornali non c'è una volta la parola algoritmo, certo, non vuol dire che c'è qualcosa che non va. E è una cosa che ti fa molto, a me mi fa molto sorridere da una parte, perché dico, ma guarda questo qui, no? Che l'aveva già capita. Ecco, la questione che però mi interessa capire è, Giorello, da questo punto di vista, rispetto al giornalismo, e come intersecava questo sapere profondo? Perché è veramente affascinante questa parte, no? Perché molto spesso noi siamo un po' autoreferenziali. Tutto quello che è teorico, uff, che palle, no? È molto prassi il giornalismo, no? La scienza del racconto, se vuoi. Sì, però se non c'ha un po' di basi,
Le basi non è che bisogna sapere coniugare i congiuntivi e i condizionali, perché quella la diamo abbastanza per scontata. Come si coniuga e soprattutto come si applica poi? Ecco, che significa in concreto oggi dentro? Ma diciamo che insomma, la storia è stata un po' lunga. Io devo dire che ho avuto la fortuna poi di inciampare in alcune persone, una è Derrick. Teniamo presente che Derrick De Kerchove è stato uno degli allievi, diciamo, prediletti, più assidui di un signore che si chiama Marshall McLuhan, cioè non lo zio Pietro da Velletri, cioè Marshall McLuhan, cioè uno che negli anni 60 aveva pianificato che le relazioni tra gli uomini si basavano sulle modalità con cui i media instauravano il ritmo delle relazioni, anni 60. Per cui uno che in Canada è cresciuto lì dentro o si suicidava o diventava Derrick De Kerchove, lui che è una lenza, ha optato per la seconda ipotesi ed è arrivato in Europa con un bagaglio straordinario. Dall'altra parte Giulio ci è arrivato in maniera stupefatta. Giulio per me rimane un intelligentissimo studente e vorrei che non venisse considerato una bestemmia la mia frase, nel senso che lui l'atteggiamento dell'apprendere, dello studiare, gli è rimasto talmente tra le fibre che era permanentemente diciamo stupito osservatore dei saperi altrui. E si è trovato a un certo punto stretto da non in quel momento, ma più in generale, da questi due mondi, la filosofia e la scienza, che diventavano macchine. Cioè c'era una macchina che era la filosofia della scienza. E io ricordo, insomma, che lui, insomma, parlavamo, io feci un libretto sulla vicenda di Olivetti, e lui, insomma, mi venne dietro e mi aiutò a capire che cosa fu allora il passaggio ai microchip, dai transistor, la potenza di calcolo rispetto al pensiero. De Kerchove correva sull'elettrificazione del pensiero. Lui, che veniva dal 600, insomma, da Pascal, quello era la sua matrice, aveva questo approccio. Il punto del giornalismo è stato importante perché incredibilmente lui invece lì scaricava la sua nostalgia romantica. Come ci spiega Roberta, lui scriveva con la penna e non era incredibile. Lui, i libri di Giulio, io ne ho un paio che lui mi ha regalato dopo che lui li ha usati, è l'elenco del telefono di Pechino. Nel senso che sono libri che hanno i segni più incredibili, perché lui, insomma, il computer lui lo riproduceva graficamente. Dall'altra parte c'era questo filone, adesso noi nel documentario l'abbiamo riportato anche in maniera ossessiva, me ne rendo conto, ma il tema della libertà per lui è stato una lente di ingrandimento straordinaria, mentre io gli rompevo le balle sulla questione che bisognava negoziare l'algoritmo e controllare i dati, lui poneva il problema di che cosa significava rispetto alla profilazione, stiamo parlando di 5, 6, 7 anni fa, la profilazione da parte di Facebook, Google, Amazon della sua decisione d'acquisto, e la considerava ovviamente una prevaricazione intollerabile. Ecco, lui si ribellava a quello, così come si è ribellata alla malattia. Consentitemi, quello è un passaggio, insomma, delicato che io voglio recuperare, perché non vorrei neanche che la memoria di Giulio venisse appiattita su posizioni che poi diventano nella loro radicalizzazione molto prossime al negazionismo. Giulio si è trovata in una spirale terapeutica terribile. Lui si è ammalato nella terza settimana di marzo. Tu sai che cosa vuol dire la terza settimana di marzo? Ci avvicinavamo al picco, era il momento più tragico. È stato ricoverato a metà aprile, dopo che per 3 settimane Roberta pietiva
e lui stava malissimo, ha fatto 2 mesi di ospedale col casco e ovviamente ne è uscito con gli occhi fuori dalle orbite, perché 2 mesi senza leggere, 2 mesi senza parlare con nessuno, è stata una cosa terribile. E questo ovviamente gli ha eccitato la sua componente libertaria e in parte anche liberista, che lo ha portato a questa ribellione contro la dittatura terapeutica. Ma insomma era una storia, dopodiché Guzzardi ci spiega le sue marce per la libertà, per il popolo del Sahrawi e per l'emancipazione dei paesi sfruttati. Per cui Giulio è stato mille cose. Lui però l'ultimo messaggio che lui ci dà è che questa malattia ci cambia l'anima, e questo è un elemento che noi dobbiamo tenere in testa quando guardiamo, e lo dice chi viene da ben altre sponde, ma insomma quando vediamo forme di ribellismo anche o naif o insopportabilmente truculente e violente, però questa è una malattia che ci cambia l'anima. Ma teniamo presente, io lo dico sempre, il dato: nelle 376 contee americane dove più alto è stato il rapporto tra morti e malati, cioè per cui una contea, tu la conosci meglio di me, americana, la gente si conosce tutta, per cui le bare le vedi, ebbene su 376 Trump ha vinto in 351. Cioè, il che vuol dire che il virus ti porta su sponde e in gorghi assolutamente imprevedibili, in cui tu alla fine ti ribelli perché ti ribelli, punto. Non hai più né valori né religione. Ecco, Giulio è stato ostaggio anche di questa morsa. Lo voglio dire perché non vorrei che poi i riferimenti che ci sono anche nel libro da parte di Roberta ne dessero una visione distorta, insomma di stampo molto lontano da quella che è stata la sua vita. Sì, beh, credo, cioè l'argomento è un argomento ancora così tanto caldo, anzi caldo, ci siamo dentro fino al collo, quindi non è caldo, ma è talmente ancora vicina, tra l'altro, no? L'epilogo finale della vita di Giulio Giorello, che logicamente si condensano due aspetti, uno più complesso dell'altro, da analizzare così. No, ti ringrazio perché questa precisazione è importante, e devo dire, noi siamo, oggi chiudiamo la seconda giornata del festival, domani prendiamo anche una piega leggermente diversa, anche se alla una ci sarà un incontro legato al giornalismo locale, per lo più lombardo, come ha trattato la questione del Covid, però in questi 2 giorni abbiamo spesso toccato questo tema e abbiamo aperto proprio il festival con le testimonianze di alcuni giornalisti. Vito Romaniello in particolare se l'è vista proprio male, nel senso che lui si è fatto comunque un periodo talmente lungo, 40 giorni in terapia intensiva, ma più di un momento era morto, insomma non c'era nessuna speranza che lo salvassero. Invece è riuscito a uscire. Luca Viscardi la stessa cosa, anche se pur più lieve e se l'è risparmiato, però si è fatto 15 giorni col casco, quindi la racconta, perché poi c'ha scritto un libro che per lui è stato un po', come dire, la cosa che lo ha tirato fuori, no? Di più un po'. Abbiamo a che fare con una cosa che davvero ti cambia l'anima, come dicevi te, insomma, no? E oggi Soru, stamattina, nell'incontro che hai coordinato tu, ha chiuso proprio con questo discorso che bisogna fare attenti, che non è una fisima la libertà. La libertà è la base della nostra, della nostra civiltà, della nostra civiltà moderna. Però è anche vero che non bisogna nemmeno, come dire, è un po' triste doverla mettere giù così, no? Ma bisogna diventare un po' più democristiani sotto questo aspetto, no? Nel senso che le due estremità del ragionamento sono molto pericolose entrambi, insomma, no? Perché ci potrebbero. Ecco, l'incontro di stamattina ha toccato però tutta una serie di questioni anche proprio di tipo sul giornalismo, no? Da questo punto di vista. Io credo che si faccia anche un buon,
come dire, un buon saluto alla figura di Giulio Giorello, proprio tornando un attimo lì, no? A che tipo di evoluzione oggi tu vedi? Indipendentemente da chi sono i player, non mi interessa nemmeno tanto le piattaforme, se sono buone, se sono cattive. Sappiamo tutti perfettamente che il digitale non è quella prateria meravigliosa che si aspettavano 30 anni fa. È diventato altro. I miei scherzano quando dicono noi abbiamo dei turni social, no? Che poi vuol dire molto seguire Facebook alla fine. E oggi nella chat ognuno dice oggi sono di turno io, oppure prendo io social, oppure Facebook è mio, no? E io oggi ho risposto, senti, vendiamolo anche all'1%, ci prendiamo talmente tanti soldi che non abbiamo più nessun problema da qui all'eternità della storia di Varese News. Però al di là delle piattaforme adesso, no? Anche se non si può andare al di là delle piattaforme, come vedi l'evoluzione? Cioè che tipo di sviluppo ulteriore ci sarà? E questo credo che sia, questo credo che possiamo chiuderlo il nostro dialogo, ma credo che sia anche il regalo maggiore che possiamo fare nel ricordo di Giorello, perché poi rimane un punto di riferimento teorico importante. Io, insomma, proprio con Giulio, lui mi ricordava, ed è una citazione che io tengo chiaramente, una lettera di Claude Shannon che a George Bernard Shaw nel 38, in cui lui faceva un ragionamento intorno a un dato che in inglese, insomma, chi lo sa molto meglio di me lo capisce subito, il termine intelligence intende sia informazione che intelligenza. E lui poneva il problema di come l'intelligenza sia una forma di comunicazione, di per sé un flusso. Oggi questa lezione sta diventando implacabilmente un destino del nostro mestiere e rischia da una parte di frantumare le tradizioni. Claude Shannon diceva che informazione è spostare un contenuto da un punto all'altro nello spazio, a volte persino con un senso. Noi siamo sempre stati convinti che ci pagassero perché davamo senso. A noi ci hanno sempre pagato perché abbiamo spostato. E quando è arrivato qualcos'altro a spostare, ci hanno pagato di meno. È inevitabile, è implacabile. Andate a vedere la curva di quando si comincia a pagare pegno, cioè in cui perdiamo potere negoziale retributivo, e guardate contemporaneamente cosa stava accadendo nel mondo. Aumentava la capacità di calcolo. Allora il tema è che cosa sarà. Io non sono nessuno, non ho la palla di vetro, però facendo, come dire, sintesi da quello che vedo altrove, se devo dire oggi qual è una tendenza senza farla troppo lunga, io temo che noi ci si debba adattare all'idea che si sta ricomponendo una nostra vecchia sconfitta. Negli anni 60 l'informatica non faceva parte delle ingegnerie, faceva parte delle scienze sociali. L'abbiamo persa quella partita e l'abbiamo pagata duramente. Ora gli informatici stanno tornando in redazione. Io credo che dobbiamo fargli ponti d'oro. Senza informatici questa partita non si vince, ma non perché sono i tecnici, perché sono una forma di giornalismo a tutto tondo, io credo. Per cui la partita si giocherà nella capacità di avere saperi, competenze, procedure ed esperienze per negoziare permanentemente le forme di automatizzazione dei sistemi redazionali e collocare lì dentro poi chi saprà, capacità di scrittura, capacità di racconto, capacità di interlocuzione, capacità di capire, capacità di commento, ma quello sta dentro un contenuto che è fatto di capacità di condizionare i sistemi automatici. Ci pagheranno per quello, il resto è poesia, io penso.
Se qualcuno immagina un'altra cosa, spero che abbia ragione lui, perché io sono in panchina e do grano ai piccioni. Ma insomma, mi pare che sia difficile contestare questo dato. Noi l'altro giorno abbiamo presentato la ricerca dell'ordine nazionale che tu ci hai fatto discutere con il presidente Carlo Verna. Quel dato è, se voi vedete i bilanci dei giornali esteri rispetto a quelli italiani, ci sono mille quantità diverse, quelli ci hanno i soldi, noi no, ma c'è un dato, quelli investono in algoritmi propri, e quegli algoritmi vengono poi implementati, adeguati, sviluppati da giornalisti. Ecco. Beh, interessante quello che ha detto Pratellesi e quello che sta facendo Pratellesi. Certo, ma perché Marco Pratellesi, per chi non lo sapesse, ha attraversato anche col ruolo di grande responsabilità tanti giornali, dal Corriere all'Espresso, a Repubblica, per andare poi in un'agenzia di stampa e per approdare a un'esperienza che ha a che fare con l'intelligenza artificiale legata al giornalismo, perché ovviamente lui ha quel tipo di operazione lì, no? Molto diversa da un'altra persona a cui io sono molto legato, che è Mario Calabresi, dove invece rimane più nell'ambito proprio della poesia, perché il lavoro che sta facendo Mario con altre storie è meraviglioso, ma davvero è un grandissimo cantore del racconto e appassionante. E ce ne saranno ancora molti, ma se tu mi chiedi... Ma non fa più, ovviamente non fa più la macchina giornale, ecco, cioè fa un altro lavoro che secondo me è meraviglioso, però rimane un'altra cosa. Guarda, io credo che questo aspetto qui dell'intersecare i dati, tu per uno, non mi viene la parola giusta, ma nel tuo primo libro la racconti, ti definisci un marxista, orca, non mi ricordo più bene, insomma. C'è la parola marxismo, ma un po' come l'artigiano rispetto al lavoro del giornalismo. Insomma, marxista digitale credo che fosse. E la cosa estremamente interessante è proprio intersecare questi dati, cosa che normalmente non facciamo, e ritorniamo a parlare di dati. Perché se andiamo a vedere effettivamente qual era il potere e qual era la caratteristica, il digitale, che sembrava una grande prateria, in realtà lo è diventato solo per i quattro, solo per quelle chiamate over the top, solo per loro. Cioè, vale a dire Amazon, Facebook, Apple e Google. E le altre, poi con molte sfaccettature diverse, perché poi Amazon si è intersecata col Washington Post, ma vediamo gli altri che cosa significa, insomma, no? Perché oggi è una scommessa che faremo in tempo a vederla, questa in effetti un po' preoccupa, perché questa situazione del Covid peraltro darà un colpo, e ci sarà il rischio che dia un colpo terribile a tante situazioni che forse ma dall'altra parte, se io devo immaginare come si possa, ad esempio, proprio pragmaticamente, per me che di solito sono un fanfarone, insomma, salvaguardare l'Impigi, io non immagino che l'Impigi possa essere salvato se non con una massiccia allargamento delle figure professionali, dei saperi e delle competenze che entrano nel perimetro redazionale. Qui c'hai un conflitto di interesse, però, perché sei preoccupato che non ti paghiamo. No, ma io tanto non succhierò ancora per molto, tranquilli. Non c'è per me. Comunque è vero, in parte io già mi sto mangiando pezzi di mura dell'Impigi, già la mia pensione sgretola l'intonaco stamattina è uscita questa, perché c'è stata una riunione l'altro ieri, non le seguo queste cose, però quando mi capita le leggo, ma non è che le leggo perché non vedo l'ora, non le leggo perché è importante, e mi pare siano 161 milioni il disavanzo quest'anno. E ormai sono però 4 anni che stiamo intorno a queste cifre. Per cui ma scusami, ma lì ci sono due dati che parlano da soli. Noi abbiamo 9.000 pensionati come me e abbiamo 16.000 articoli 1. Il rapporto in Europa di un ente previdenziale è 1 a 4. Sotto 1 a 4 arriva la Guardia di Finanza e mette i sigilli. Noi siamo
a 1 a 1 e 6. Dite voi, voi prevedete che nei prossimi anni apriranno giornali a iosa con giornalisti, articoli 1 pagati normalmente, eccetera. Cioè qualcuno può immaginare questo? Su. No. Come infatti, si dice, siate buoni. Sì, siate buoni, sì, non è possibile. Senti, grazie perché... Grazie a voi, e grazie a Giorello, a Roberta Pelacchini, a Fabrizio Sorbara che ha montato in maniera acrobatica questa cosa. No, grazie a tutti voi e grazie di averli citati tu per primo, perché davvero abbiamo fatto una cosa che andava fatta. E ti ringrazio perché se non ci mettevi le mani te insieme con le collaborazioni... Diciamo, abbiamo saldato un debito che avevamo con Giulio. Sì, esatto. Ti ringrazio davvero. A voi. Senti, a presto, perché Glocal 21 sarà tra un anno, ma nel frattempo faremo altre cose. Va bene. Buonasera. Grazie a voi. Sì, grazie. Ciao a voi. Grazie alla regia, soprattutto. E grazie a Gigi Bustamanti e a Riccardo Saporiti che ci stanno permettendo di fare questo festival anche pazientemente in... come badanti ci stanno tenendo in piedi. Devo dire però che per loro che se vogliono, Riccardo sicuramente lo sta facendo, riescono ad ascoltarsi tutto perché sono concentrati solo in questo, fino adesso io ne ho sentito 4 della decina di incontri e il livello è davvero interessante. Un merito che va a Riccardo Saporiti che quest'anno non c'ha lo zampino, ma c'ha quasi tutta la macchina un po' nelle sue mani, insomma. Il marchio regge ancora, complimenti a voi. Ciao Marco, grazie. Ciao Michele, buonanotte.